devo ammetterlo, quando ti parlo di pillole e stranezze che trovo in giro per il mondo, mi pavoneggio in modo particolare quando queste riguardano il nostro paese, l'Italia. È così, mi sento più, molto più, non so dirvi, ma più. Io abito in Liguria, lo sapete, sono ligure, in Liguria si è particolarmente critici nei confronti dell'Italia, del sistema, si è critici un po' sempre con tutto. Esiste il mugugno, un giorno racconterò anche la storia del mugugno. Ma comunque io invece sono un inguaribile ottimista e per questo cerco sempre di guardare le cose positive o perlomeno come cercare di far funzionare le cose. Vi ricordate quando parlai della Slovenia e delle sue 10.000 grotte, quindi lo stato con più grotte al mondo? Ecco, se non ve lo ricordate lascio qui da qualche parte il video. Confermo questa cosa, la Slovenia è quella che ha più grotte al mondo. Quindi visitare la Slovenia se si è amanti delle grotte, ma attenzione, perché invece la grotta più grande del mondo, che addirittura ha vinto il Guinness dei primati, si trova in Italia, nella Venezia Giulia. Il Carso è un altopiano roccioso calcareo che ha tantissime grotte, tra queste la Grotta Gigante, vicinissima a Trieste, con i suoi 65 metri di larghezza, 280 metri di lunghezza ed una cupola di 107 metri, nel 1995 ha vinto il Guinness dei primati come cavità turistica più grande del mondo. Quindi, come detto, non c'è bisogno di andare all'estero per vedere delle grandissime grotte. Andate lì nella Venezia Giulia, oltre a essere grandi, sono anche bellissime. Usciti dalle grotte, non dimenticate Trieste.